Siamo a Quadrelle, provincia di Avellino, che conta all'incirca 2.000 abitanti. Il paese fa parte della comunità montana Vallo Lauro Baianese. Come da consuetudine, il 17 gennaio si tiene la festa del Maio. L'origine della festa del Maio si perde nella notte dei tempi. Essa infatti è legata ad antichi riti pagani, in cui l'albero era venerato come un essere divino, capace di fecondare la madre terra. In ogni parte del mondo, questi antichi riti propiziatori, legati alla cultura contadina e boschiva, vedono l'albero protagonista, anche se con cerimoniali e tempi diversi. Essi con il tempo sono diventati vere e proprie feste popolari, assumendo anche significato diverso. Generalmente si svolgono nel periodo primaverile, un po' ovunque in Italia, in particolar modo nel centro-meridione. Vedi Vetralla, Accettura, Alessandria del Carretto, Castel Giorgio, Castel Saraceno, Pietra Pertosa, Vigianello, dove prendono denominazioni diverse. Nei paesi del mandamento di Baiano, invece, vengono celebrati nel periodo tardo autunnale, all'ingresso, diciamo, dell'inverno, e prendono la denominazione di Festa del Maio. Siamo qui con un altro signore e ho sentito che questa è una squadra che viene solo a mangiare, cioè non fa il Maio. Non è vero, noi veniamo proprio per la tradizione del Maio, innanzitutto, e poi successivamente c'è anche, è vero, la cosiddetta scialata del mangiare, ma appunto ci troviamo in questa bellissima valle fredda e effettivamente è piacevole ritrovarsi qui ogni anno con gli amici, va bene? E speriamo di farne ancora molte di queste belle cose. Abbiamo qui un altro signore, ma io non so che essere di Quadrelle. Come mai ci sono da queste parti? Io sono un quadrellese, manco da oltre 40 anni da Quadrelle. Ma ogni anno di questi giorni vengo per questa festa, solo del per Santo, questa festa. Sant'Antuono. Sì, solo per questa festa. Oddio, a Quadrelle ho dei parenti. La sera precedente vengo, dormo da loro e poi vengo in montagna con loro. Per la tradizione di Sant'Antuono. È talmente importante? Sì, per me è importante. Ecco, ricordo un poco l'infanzia, ricordo un poco quando ero ragazzo e si veniva a piedi, adesso si viene con le macchine. Una volta quando si veniva a fare il Maio si veniva a piedi. Arrivo qui sopra sempre per primo, perché devo preparare il fuoco per mettere queste caldaie sopra per fare la spaghettata. Che aspetto che vengano amici, centinaia di persone che vengono qui a festeggiare la festa del Maio. È una tradizione che io conservo da anni, da quando ero bambino. Quindi anche adesso che ho 70 anni mi decido sempre a fare questo mestiere. E mi chiamano Alfonso Ocuoca. C'è qui un signore con i capelli bianchi. Ogni anno stiamo sempre qua noi, insieme con gli altri amici. Perciò io faccio, insieme a Alfonso faccio il fuochista. Thank you.
quel treno che si muove, va lontano, musica di terza classe in partenza per Milano. C'è una musica che batte come batte forte il cuore di chi parte contadino ed arriverà. Cosa ci ricorda lei di queste tradizioni? Quando ero io, ormai caune mi fa a pelle. Figurate che passa l'acqua qua, se mettevo in un gol per portare, per fare girare, perché non potevo girare, via non ci stai. Ma tutto che cava. E ma purtroppo hanno fatto il via, uno si è cagnato e camminiamo che cami. Ma la festa è sempre bella, ci cioè, diverto sempre. Ma io guarda che cruno sempre a mano, sempre tiriamo ancora, per rispettare la tradizione. Beh, io penso che sarà una tradizione ormai che da anni che stiamo seguendo tutti i giorni, tutti gli anni, diciamo, e come tutti gli anni, o neve, o acqua. Ripetiamo sempre la stessa cosa, né più né meno, poi si viene qua per fare una scampagnata. Dopo mangiare ci devi fare una bella sceneggiata. No, una bella canzone. Va benissimo. Va benissimo. Grazie. Buona. Allora, che cos'è questo maio? È una tradizione, si fa in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, e che la popolazione di Quadrelle purtroppo anche nei momenti tristi tutti accorrono a questa manifestazione che è tradizionale, che vi posso dire altre, che si divertono tutti quanti. Colazione al primo mattino, salsicce, pomerino. Posso essere giovane, in mezzo a voi sono lì. Non c'è nessuno che ci giovi nel campo. Questo è tutto. Ah, questa è una bella montagna. A me mi piace, peccato che ha, lasciai però. Non è più roba mia. Faccio parte del più bello paese, lo spalonese, ma so, però sono sempre che guardo l'esso. Ma ormai che è? Cai no brutello stamattina, è è un ritrovo per divertirsi. Ma quale divertimento qua? Che ci sono divertimenti che si dovrebbe fare il meno possibile, tutto su burdelle, legname e compagnia cantante. Bastavano due o tre e allora tutto era bello. Un sol maio. Eccolo, quella era la tradizione. Ma non è che si taglia una montagna per fare un divertimento. Giorno a tutti! Sono tu, vai tu! Non tu faccio! Ma perché ho quelli miei? Tre girate! Ma tu hai tagliato, eh? Giro! Giro! E devo ridurre da macchina! Anni fa, a come ti svolge oggi la festa? Si svolge che è un po' di cambiamento, che prima veniamo a piedi, facevamo i mai, tiriamo e ci ammazzavamo. Adesso con le macchine piuttosto è un divertimento, il più è per Sant'Antonio, per mangiare, per bere. La domanda è sempre la stessa, però io non parlo lei di lista, di gruppi, perché noi siamo distinti in gruppi. Io, Ovirlo qua presente, Alfonso e tutti i marescialli. Peppe, fammi parlare a me. Che significa Virlo? Ognuno sa i fatti su. A te che te ne fu? Ognuno sa i fatti su. Uno capite proprio niente. Permetti che gli dica. Viva la democrazia! No, quattro pochi scostumati tutti quanti. Non si è nato no, perché le piante sono troppo assate. E regolarmente non si avesse una fa che si casa fa ogni anno. Se ne avesse una fa 7-8, non 28-38. E quanti quintali possono essere? 400, 450.
e il prezzo è sui 5 milioni. Tanto è 5 milioni. 4 milioni e mezzo. Compro io. Abbiamo già incontrato un signore che ha detto sui 5 milioni. Un altro. E stanno molto più grossi di me. Ma quelli che dicono a tonno, c'è uno proprio incompetente ha detto che non valgono più di 3 milioni e mezzo. Quindi io sono un... non capisco niente, sto cosa. È bene che si rivolge a quelli che capiscono. Vabbè, i quintali sono misurati che vanno a metro cubo. Su per giù. E Valerio sapeva che è incompetente che già è prato grazie carigli che va bene. E quando possono valere? Ma non è materia mia, non è che posso. Sì, 4, 5, 10 milioni. No, no, che poi è pure una soddisfazione che dica qualcuno con uno con un'altra può arrivare pure a 20 milioni. Per dare un giudizio valido ci vogliono dei competenti. Siccome che a quadelle di competenza a Biende ce ne sanno molti. E loro danno tutti i giudizi così campanaristicamente. E mai si vede nell'asta. E sto bene, si fa tanto mai, e insomma fanno due o tre. È meglio? Sì, è meglio, sì. No. Non mai no, ma due o massimo tre. Due o tre? Ah, è uno schifo. Perché solo si consumano a Biende. A posto, il prezzo 4 milioni e 6. Capire chi è che ha acquistato. Allora, la vendita di me è 4 milioni, 4 milioni e 6. Ricordo, su 300 quintali, la vendita di su 6 milioni. Ma che cosa posso dire io? Perché l'hanno messo troppe mai. No, vanno bene. Valevano quasi 5 milioni, ma solo lui se poteva pigliare. Valevano 5 milioni? Ma se poteva pigliare solamente lui, poi nessun commerciante chiude tutto è un mandamento nostro. E perché? E perché hanno passato sotto la sferzegna, per sotto gli. Sì, perché lui io non ne capisco, ma comunque penso che è giusto, anche per il santo. È giusto, insomma, 4 milioni. Ma è giusta la, scusa, è giusta la vendita che hanno fatto in soldo o è giusta la quantità di mai? Io penso che no, la quantità di mai fatto hanno fatto uno sforzo. Allora siamo al comune di Quadrelle e nell'ufficio proprio del sindaco di Quadrelle, il dottor Nicola Masi, che ci ha gentilmente concesso un po' del suo tempo per una breve intervista sulla festa del Maio. Quindi salutiamo e ringraziamo il dottor Nicola Masi per averci ricevuto. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie a voi per questa intervista. Le volevo chiedere, a suo parere, cosa rappresenta questa festa per la comunità, a suo parere, ecco, lei che è il sindaco proprio di Quadrelle. Questa festa tenga presente che parte già da lontano, è tanto, da tanto per il paese, viene gente da fuori Italia, viene gente da fuori Quadrelle in Italia e anche fuori dall'Italia, che in questo giorno vengono qua per devozione al Sant'Antonio, quindi è una cosa bellissima. Ci tengono tanti, quindi è una cosa che già da anni, molti molti anni ancora, la trascinano, ce la trascinano indietro per fare questa bella e benedetta festa. Sindaco, qual è il ruolo del comune nella festa del Maio? Quindi la serie anche di autorizzazioni, voi vi affiancate al comitato festa? Sì, diciamo grosso modo sì, ci affianchiamo al comitato festa. Noi come comune, c'è una delibera già fatta dal 2015 che abbiamo... indicato dei limiti. Noi come comune quello che facciamo è doniamo soltanto l'albero al ai ragazzi che presentano una richiesta per devozione, che la trascinano dentro al paese e la portano fino giù a uno spazio predisposto, che poi dopo faranno la vendita e poi quel ricavato lo verrà dato al santo. Io più di una volta sto spronando un po' il comitato a far sì che si formasse un comitato questo di Sant'Antonio Abate, perché ci sono delle determinate responsabilità che purtroppo la legge impone che vengono rispettate. Questo è scaturito da quegli ultimi eventi che sono stati a Torino per la manifestazione sportiva, a Barcellona per quell'altra manifestazione, quindi la legge sta un po' mettendo dei paletti, come io dico ai comitati di presentare, di fare un comitato, perché ci sono vere e proprie responsabilità che stanno a carico di ognuno di loro. Quindi
sembra brutto dare una responsabilità ad un singolo che poi dopo lo fa per devozione, quindi lo fa per lo sente dall'anima di questa festa, come ho detto prima, poc'anzi, che vengono da fuori, quindi ritornano proprio al proprio paese per fare questa festa, perché ci tengono molto, molto. E io come sindaco in questo momento mi sento di dire facciamola renderla bene come si deve, mettiamola come hanno fatto i paesi limitrofi, come Baiano che l'ha fatto proprio come una tutela d'immagine del proprio paese, lo facciamo anche noi, perché effettivamente deve venire questa festa, ci deve stare, ma deve essere regolamentata. Sindaco, quindi esiste un comitato della festa del Maio, la festa di Sant'Antuono, solo che deve diciamo assestarsi, oppure ho compreso male? No, forse ho spiegato io male. Non c'è un comitato, ma è il comitato di San Giovanni Battista. Quello che manca proprio è il comitato di Sant'Antonio Abate. Ho ancora una domanda. La festa del Maio di Quadrelle, a suo parere, è stata un'occasione e può essere in futuro ancora un'occasione di crescita territoriale? Può attrarre turisti, far conoscere meglio il paese e quindi far crescere questo territorio e questa comunità? Sì, questo è vero. Per questo io ribadisco sempre che il comitato di Sant'Antonio Abate deve espandersi, deve aprirsi, deve fare in modo che venga nel nostro paese tanta gente. Ma attualmente, guarda, non è la prima, non è questa la prima volta, ma già da tanti anni noi vediamo qua nel nostro paese gente esterna che viene dai vari paesi, oltre ai paesi limiti, ma anche da fuori dalla Campania, tra passe parola, quindi vengono a vedere, anche la vengono a vivere, perché quello si parte della mattina presto in montagna, noi in montagna troviamo gente che effettivamente non sono di Quadrelle, sono un arricchimento che viene da altri paesi limitrofi e ma da anche altri paesi esterni. Una domanda più importante: il sindaco sarà in prima linea per questa occasione del Maio? No, non è che il sindaco è in prima linea, il sindaco è in linea, è in linea con loro, sarò sicuramente in prima linea insieme a loro. Grazie sindaco, grazie mille. Grazie a voi. Difficile.
vivi nel mio cuore. Da quando ti ho incontrato, sei con me, oh Gesù. Accresci la mia fede, perché io possa amare come te, oh Gesù. Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. In questa abitazione si rinnova la tradizione da oltre quasi 40 anni di realizzare una frittata fatta di uova e salame con pane locale caldo da portare in montagna in occasione del maio. Questa frittata che adesso vi farò vedere è realizzata con ben 92 uova. Venite con me. Siamo proprio nel regno di questa antica tradizione. Come vedete sul tavolo, il salame locale del salumificio di Quadrelle, la frittata e le pagnotte calde. Salvatore, questa tradizione la portava avanti tua madre? Esatto, mia madre. E io continuata sempre, sono 40 anni che si fa sempre questa frittata, una volta più piccola, una volta più grande. Oggi i tempi sono cambiati e quindi da una pagnotte siamo arrivati a 6 pagnotte. Voglio dire, piena sempre di questa bella frittata che si fa col salame, bella piccante, cotto con tanti ingredienti che mia moglie, lei è brava in queste cose qua, e poi si porta in montagna. I miei figli stanno continuando anche loro questa tradizione che parte da molto lontano, da 40 anni, loro ne hanno 30 ormai, il più grande, e quindi continua sempre questa tradizione. E quando si arriva in montagna non si fa, l'hai portata la frittata? Che uova sono, quelle vecchie, quelle nuove, uno sfottò continua, il confronto tra la vecchia, quella tradizione di mamma e la nuova frittata della nuova donna, che sarebbe mia moglie poi come gioventù, ecco qua, facendo questi paragoni. E tutta la giornata si va avanti così, con una tradizione bellissima di questo Sant'Antonio Abate del 17 che noi festeggiamo con tanto onore, veramente devozione. E che ci dia sempre un benessere a tutti. Detto questo, questa frittata continuerà sempre con una tradizione locale e si migliorerà poi con gli ingredienti man mano che vengono le nuove tecnologie, chiamiamolo così, di arte culinaria, dove, ripeto, mia moglie è molto brava a questa frittata. E anche a scuola, una pagnotta deve andare a scuola a Baiano ora, dalle sue colleghe. E quindi ieri sono arrivate le telefonate, tu ci devi fare la frittata, e quindi continua anche a valle, non solo in montagna. Ecco. Allora, grazie a Salvatore Isola di averci insomma introdotto a questa tradizione, e salutiamo anche se non è qui con noi, Anna, che ha creato, la moglie di Salvatore, che ha creato questa bellissima insomma tradizione, questa bellissima tavola. La ringraziamo e la salutiamo. Siamo ecco appunto in procinto di salire insomma in montagna, e vediamo la popolazione locale che si sta preparando alla festa del Maio. Siamo in compagnia di Uberto. Buongiorno Uberto. Buongiorno a voi. E vediamo proprio la macchina che è stata insomma preparata con ogni ben di Dio. Cosa c'è in questa macchina? C'è un po' di ben di Dio, ecco, c'è la torta, poi c'è vari tipi di carne, salsicce, tracchiole, carne di vaccino, altro tipo di carne di maiale, poi altre macchine, qui per esempio c'è pagnotti di pane, poi pentole nella Jeep, comunque, e poi il finale c'è fuochi pirotecnici. Quindi si cucina tutto quanto in montagna? Sì, tutto in montagna si cucina. Bene. Grazie Uberto, a dopo, grazie. Ragazzi, tutti a scegliere la pianta, forza!
stai? Ah, ecco! Questa è stata una cosa la chiamata, la chiamata, la chiamata, Salvatore, questa! Ok, troppo alto, troppo alto. È troppo alto, ma perché te ne scusa? È peccato, la fai tanta rossa, ma spazza ancora. Guarda che caratteristica. È inutile che la fa. Guarda quanto è forte con l'acqua, sembra un fiuccello, guarda. Ma che sta spizzando? Però noi l'hanno prodotto lì. Come da tradizione, potete ecco vedere il tradizionale taglio del maio, dopo un'accurata ricerca, rispettando naturalmente i canoni dettati dalle procedure, naturalmente non si possono abbattere tutti gli alberi senza un criterio, quindi secondo i criteri dettati anche dalle autorizzazioni comunali del patrimonio, anche della tutela del territorio, hanno finalmente individuato l'albero da tagliare per poi procedere al maio. Scopriremo infatti l'albero che caratteristiche deve avere e soprattutto che cos'è il maio, cioè questo nome a che cosa corrisponde nel dettaglio. Allora, Salvatore adesso ci spiegherà con quale criterio si sceglie l'albero che poi darà vita al maio. È che praticamente bisogna prendere un tronco molto liscio e più diritto possibile perché ha più valore, e quindi tutto questo fa in modo che il tronco che portiamo giù prendano più soldi quando in base quando fanno l'asta, e in effetti il santo beneficia di più come soldi. Questo è il motivo giù. Matteo adesso ci spiega che cos'è il maio, perché in realtà noi abbiamo visto tagliare un albero, ma il maio cos'è? Allora, buongiorno, in realtà il maio consiste in un albero alto fusto tagliato dai suoi rami, viene pulito e poi portato giù al paese per fare, diciamo, trainarlo con il mulo, con un cavallo. Questo è il maio. In che criterio avete scelto questo albero? Perché infatti non so se voi avete visto, abbiamo un po' cercato per la zona per trovare l'albero più, diciamo, lineare, come ecco, si vuol dire una candela, perché in effetti è quasi 30 metri di lunghezza e poi è bello liscio. Dava l'assimo da segallo, signor Sebastiano, mi può spiegare che cosa rappresenta il momento della festa del Maio per la comunità di Quadrelle? Che rappresenta? No, che rappresentava sì. Una volta si faceva per simbolo e si faceva veramente. Che succede? Si viene per mangiare ed è bene, è un bene. La festa significa pure questo. Però fare
10 piante, 20 piante che hanno più di 100 anni. È un peccato, è finita quella tradizione. La tradizione a quadrille significava tirarle a mano, ogni portone a partire da sopra il chiaio, diciamo noi, la parte alta di quadrille. Tutte le famiglie preparavano il tavolino, perché di Sant'Antonio, Abate, che si mai? A Saversà, o Sausì, una fallata di provolone, ognuno teneva a... ad Amigiano Covingò, perché tutti i giovani che portavano il mai accontentavano tutti quanti. Io la risolverei, perché un punto solo, e questo qua a Valle Fredda, l'appuntamento il 17, tutti i quadrillesi, quelli che si sentono devoti al santo, vediamoci qui sopra, tutte le squadre, quelle che si fa il mai alle 3, alle 4 del pomeriggio, che si scende tutti dietro al mai. Qui sopra ci sta uno scambio di dammi il bicchiere di vino, che portato un cognac o una tagliata di... Io per esempio stamattina mia sorella si è alzata alle 3, alle 4, ha fatto la polenta calda, è ancora calda, l'ho portata calda. Ci va la tracciolella, si piglia la tracciolella, ci va invece il salame, si prende il salame. Grazie, grazie, mi hanno anche regalato. Grazie, grazie. A lei è Tonino Caruso. Ha partecipato insieme con Andrea Salvatore Guerriero a stilare un po' la storia del maio. Abbiamo scritto qualche cosa, qualche appunto, in quanto sono cose che mi è stata narrata da mio padre e purtroppo da un nonno che è morto diversi anni fa. Il maio di quadrille. Il maio di quadrille non è altro che una tradizione che viene da molto lontano, in quanto Quadrille è un paese montano. Montano, e i cittadini derivavano il proprio reddito, l'economia del paese era quella montana. Tant'è vero, il maio di una volta non era altro che un rito pagano. Un rito pagano che poi è andato sempre più trasformandosi in tutta Italia. È una tradizione che non si celebra soltanto in quadrille o nel mandamento di Baiano. Nel meridione si festeggia generalmente verso maggio, tant'è vero in molti paesi, Pietrapertosa, faccio qualche nome così che mi viene adesso in mente, Pietrapertosa, Castel Saraceno, Accettura fanno, e prendono il nome di maggio, proprio dal mese in cui viene festeggiato questo rito, ripeto, rito pagano, che poi è stato fatto proprio anche dalle persone, dai cristiani. Ha spiegato per bene tutta la parte nobile di questa festa, non ha detto che lui viene qua, lui e pure il fratello vengono solo a mangiare. E non è la verità, perché noi... I cenni storici sono... come siamo arrivati a questo punto di questa tradizione è giustissimo, più di lui, secondo me lo sa solo Sebastiano o qualcuno della loro età. Però che sia la parte bella, la parte brutta, Narit, vieni qua, mangi e te ne vai. No. Come no? Allora, io vengo qua per la tradizione. Peli vicino, no, pure quest'anno. No, non ho portato queste cose, ho portato qualche salsiccia con i broccoli e adesso, sì, adesso ho messo a riscaldare un babà rustico. Non è che hai pigliato i posti di chi fa la frittata con le 63 uova col viusto e la roba varia. È tutta roba genuina, di prima qualità. Allora, non tiriamo fuori persone che non ci sono. Se arriva allora parliamo quando ci sta questo signore Salvatore Isola, che si parla di frittata. Quindi è meglio non parlarne, perché non è presente. No, noi siamo stati, allora siamo, diciamo in onore della verità, a dover dire, raga, siamo stati a casa di Salvatore Isola, abbiamo già visionato la frittata con i salumi e il pane, le uova 92.
92, è record allora. Tutte cinese scommetto. No, quella l'ha portata il fratello dalla Taiwan, una cosa del genere. Non sappiamo la località precisa da dove provengono queste uova. Comunque siamo arrivati al 92, evidentemente l'hanno svendute queste uova e quindi lui ha fatto un acquisto maggiore. Comunque volevo tornare a Sant'Antonio. La nostra è una tradizione che viene da lontano. Io ero bambino e mi ricordavo di questo luogo e come potete vedere la temperatura, noi veniamo anche con questo tipo di temperatura, di questo tipo di tempo. E se vedete con noi ci sono i bambini e c'è anche il mio nipotino Giovanni che ha appena 4 anni e lo stiamo inserendo piano piano per far continuare questa tradizione. Adesso volevo dire che anche io faccio parte di questo gruppo. Io quest'anno io porto sempre un bucatino alla matriciana col guanciale. Una cosa leggera. Solamente che quest'anno purtroppo, come lei sa, siccome ci dobbiamo spostare per i gruppi, adesso fra 10 minuti. Panza e presenza. Che ha portato? Panza e presenza. Fra 10 minuti dobbiamo. Questa squadra nelle varie squadre. Ma comunque con questo non è che lui non ha portato la matriciana, noi siamo digiune. Come voi state vedendo, noi il nostro mangiare ci sta sempre. Quindi fino alle 4 e mezza, alle 5 di questo pomeriggio, quasi mangia solo. Fino a qualche anno fa in questa zona, questa è una piana, adesso non si vede per la nebbia, c'erano accesi 10-15 fuochi e a gruppi, tanti gruppi, 10-15 gruppi, e ci si spostava da un gruppo all'altro, si andava a scambiare qualche parola con persone magari che veniva da fuori e era un momento di aggregazione. Ecco, stavo arrivando, questo è un momento in cui ci dovrebbe essere un'aggregazione della comunità. Sì. E poi il cibo accompagna. Il cibo accompagna, ma lo scopo era proprio quello di stare insieme. Perfetta tradizione antropologica meridionale. Sì, questo era lo scopo, la trasformazione del rito e della festa. Ognuno di noi oggi in tutte le squadre ha portato qualcuno che non c'è più, perché nei nostri cuori, nelle nostre menti c'è tutta quella gente che ci ha preceduto in questa festa e oggi partecipa insieme a noi. Questa è la tradizione del Maio. Non a caso, purtroppo, è deceduto nemmeno un mese fa. Aspetta, a Poggio, questa è una delle due. Questo è uovo fresco. Ah, guarda qua. Guardo. Guarda qua. Dovevo essere sempre a questa cosa. È la tradizione. Quasi non può essere così. E l'ho detto prima stamattina. Quasi. Ma c'è pure un po' di salame dentro. Salvato! Completo stavolta! Giulia, dove sta? Come mai? Giulia, dove sta? Dopo, ogni anno che passa ci perfezioniamo. Abbiamo lasciato il gruppo, il simpaticissimo gruppo capeggiato dal signor Sebastiano, per essere qui ad un nuovo gruppo che, come vedete, come da tradizione ha appiccato il fuoco per cucinare le varie pietanze tipiche di questa festa. Andiamo a scoprire quali sono le peculiarità di questo gruppo. Rincontriamo il sindaco questa volta in mezzo alle montagne di Quadrelle, non nell'ufficio del comune. Ha mantenuto la promessa ed è qui in prima fila nel giorno della festa del Maio. Sì, è vero, in prima fila. Ci condanno oggi un po' il tempo, però nonostante ciò non è che si ferma, andiamo avanti. Non si è perso lo spirito della festa? No, non si perde, non si è perso. L'anno scorso era con la neve, quest'anno con l'acqua, quindi non si perde, si va avanti. Grazie sindaco, grazie. Ah, scopriamo cosa c'è in questa pentola. Pasta e fagioli. C'è pasta e fagioli. Chi ha preparato questa pasta e fagioli? Dre e Giubbino. Chi ha preparato questa pasta? A che ora si è svegliato stamattina per preparare? 6:30. Lei cosa, qual è l'ingrediente segreto? È l'anduia. Ah,
caso, una cosa leggera. Dovete assaggiare questa piantata. Se l'ha fatto Andrea Giubino, quindi dovete assaggiarla. Sono proprio cotte al punto giusto, vedi? Continua il nostro giro alle scoperte delle tradizioni della festa del Maio di Quadrelle. Siamo qui proprio con il gruppo che ha, qui abbiamo visto tagliare, abbiamo visto fare proprio il taglio dell'albero e la preparazione del Maio. Braci, fuoco, sempre in onore di Sant'Antuono, nel rispetto della tradizione. Sei pronta? Siamo in località Litto e con molta probabilità qui intorno ci potrebbe essere un altro gruppo che sta banchettando come da consuetudine per la festa del Maio. Sono in compagnia di Giulio Cimmino, che sarà la persona che domenica, in occasione della festa, curerà proprio la parte pirotecnica della giornata. Qual è l'investimento economico per questo spettacolo di fuochi? Allora, non riguarda il fatto che è una cosa economica, è una cosa che la facciamo da molti anni qua, quindi non facciamo il prezzo. Facciamo uno spettacolo perché siamo proprio del posto, quindi il prezzo non... Una cosa sentita. Sentita. Allora Antonio, quindi lei in qualche maniera è il depositario della tradizione del Maio? Se non tagli, nessuno taglia. Io la già scegliere, io la già taglio. Siamo come motosega mia però. Che cos'è la festa del Maio per questo territorio? Guardate, io tenevo 10 anni e già veniva a fumare capo la mia vada. Continuavano con due asinelle. Uno era amico, cioè ai padami, e l'altro era il cumbariere suo, che tiravano a parlare tutti e due, sempre uno faceva. A brame padami, a basso cimitero, quando è arrivato Maia, mamma portava un piccione di 7 litri, con la giardella, con due giardelle che devi bere tutti quanti, un capo a montagna che nessuno aveva, se aveva un pane o tre vinte a correre, lo mangiavo, se no scendevo riù. Allora, che cos'è che unisce questo gruppo? A parte l'amore e la tradizione per il Maio, cos'è che unisce questo gruppo dove vedo anche dei bambini che sono stati iniziati alla tradizione? E praticamente è l'amicizia che sono oltre 30 anni che noi ci riuniamo in questo giorno e in effetti riusciamo ad avere, con tutti i nostri problemi, riusciamo da 30 anni a ritrovarci il giorno 17 di gennaio e a passare una giornata insieme, insomma, in montagna e facciamo, come dire, andiamo a rinnovare la tradizione. Rinnoviamo la tradizione e passiamo una bella giornata. Ci troviamo sempre in località Litto e girovagando un po' qui intorno ci siamo imbattuti in un altro gruppo, abbiamo sentito i rumori e ci siamo appunto avvicinati in questa località, in questo punto della località Litto, dove abbiamo sentito il profumo delle carni sulla brace e abbiamo sentito proprio i tipici rumori del banchetto. Abbiamo incontrato questo gruppo costituito soprattutto da giovani che hanno cucinato un bello spaghetto aglio e olio col tartufo. Sì, è vero, abbiamo mangiato stamattina un salsiccio e friariello, poi abbiamo arrostito un po' di carne, un caciocavallo all'impiccata, adesso stiamo mangiando un primo piatto e tra un po' ancora un po' di carne. Spiegaci perché il patanaro? E perché guardate quanto è bello, è un pupazzo, è bello, è lì, e guarda, guardatelo! È lui, Enzo, è lui. Enzo, è lui. Allora, a gran voce! È tartufone! 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 Una tradizione per noi di Quadrelle che non può mai mancare, non può mai finire perché ce l'abbiamo nel sangue. Non deve mai finire. Viva Sant'Antonio Abate! Abbiamo trovato un altro gruppo che ci ha accolto con una, come si chiama? Il pomodoro con le polpette, ci abbiamo mangiato, le mezze canne, si chiama le quadrille. In dialetto il tiano in dialetto. Allora, alle parte Antonio, alle parte Antonio e Pellegrino Montelle.
Allora, Pellegrino sta un po' brillo, non ti preoccupare. No, no. Pellegrino è un po' brillo, ma non ti preoccupare, è normale. Allora, parte del gruppo è adesso impegnato in una passeggiata, diciamo, dopo il pranzo nelle montagne qui vicino, e quindi loro stanno assaporando le ultime polpette nel tegame. Abbiamo lasciato la località Litto per spostarci nella località detta Rifesa. Sentiamo appunto, come potete insomma anche voi ascoltare, un rumore frastuoni di un altro banchetto. Andiamo a scoprire questo nuovo gruppo. Allora, il gruppo che stiamo vedendo è stato, diciamo, il gruppo costituito dal signor Michele Valente, che è qui con noi, e dal signor Stefano Nardiello. Allora, lei ha dato vita a questo gruppo, lo mantiene in vita? Sarebbe che noi stiamo facendo questo maio, perché per San Antonio Abate, per non fare la traduzione di tanti anni e anni fa, dato che lui prima stava in Germania, però mi ha dato a me, però io senza lui manco vado avanti. Stiamo portando una cosa avanti, proprio perché la tradizione di Sant'Antonio Abate di Quadrelle, perché io non sono di Quadrelle, però mi sento essere un vero quadrellese, però voglio anche prima cosa rispettato dai quadrellesi, e facciamo questa festa, perché ci sono i figli che io ho creato, no, sarebbe, va bene. Ho quattro figli. Vediamo suo figlio, lei, questo qui è suo figlio? Con il tamburo. Perché c'è questo tamburo? C'ha un simbolo questo tamburo? Prima come si faceva? Si partivano a 100 persone, però li buttavamo un coppa a spalle e buttavamo a coppa. Mo, ne faccio quanto è imbriacuto! Però andiamo avanti, però la prima cosa più bella che vogliamo. C'è da fare una bella festa, perché è personale. Un'altra cosa, io non dici, non sono mai appiccicato, già mi vuole bene, per portare la traduzione avanti. Come mai questo tamburo? Questo tamburo è stato comprato per la ditta Nardiello, per il maio di Sant'Antonio Abate, perché prima non ce l'avevamo, e ora ci divertiamo con questo tamburo, l'orchestra. Posso dire una cosa? È inutile che ti facciamo una decorazione, è una cosa bellissima. Sant'Antonio è una cosa che viene dal sangue, è bellissima. Sono tre persone vecchie, nuove, è bella. Tutte le generazioni. Tutte, sì, bravo. La festa di questa sera, la prima cosa, di essere auguriati tutti, quello fa il cimo il mare, non è abbato, perché non si può dire, no. Però l'importante è di tornare tutti quanti a casa, nessuno si è andato a fare male. No, okay. Bravi. Siamo ancora in località Rifesa e abbiamo visto una serie di macchine qui tra le montagne, quindi ipotizziamo che vi sia un altro gruppo, forse uno degli ultimi, prima di rientrare in paese per poi visionare proprio il Maio. Allora, il gruppo che abbiamo incontrato è capeggiato da Nicola Guerriero, che è qui con noi. Allora, felice di avervi qua e per dimostrarvi come si svolgono i cosiddetti mai di Quadrella, penso che già avete girato per altre postazioni, ma a noi ci fa immensamente piacere di far conoscere all'esterno del nostro paese quello che succede realmente per questa festa. Per questa festa, ecco, e io mi ripeto ogni anno, non è altro che un momento di aggregazione sociale, dove tutti, e ripeto tutti, possono partecipare a questa meravigliosa festa in onore di Sant'Antonio Abate. Si dice che è una festa pagana, però io posso dire con certezza e con fermezza che questa festa non è altro che raggruppare tutta la popolazione di Quadrelle e far sì che questo momento di felicità, di orgoglio, perché è un orgoglio per noi quadrellesi, di orgoglio portarlo all'esterno e far vedere che anche in un piccolo paese di 1500 anime
ci può esistere qualcosa di meraviglioso, di bello e qualcosa di consistente. Allora, diciamo che nelle varie immagini, nei vari servizi che abbiamo fatto, insomma, abbiamo girato un po' il territorio, abbiamo visitato, abbiamo anche assistito al taglio del Maio, è questo proprio che io cerco di capire. Cioè, oltre chiaramente nel momento del cibo, del vino e del taglio, c'è altro che si deve, è questo che forse voi volete portare nel tempo, preservare e portare avanti? Le dico una cosa in tutta confidenza. Ci sono persone, non solo nel mio gruppo, ma in altri gruppi, che il 16 gennaio sera arrivano dall'Olanda, dall'Inghilterra, dal Belgio, dall'America. Nel mio gruppo ci sono due americani. Non a caso sono venuti a fare il Maio di Sant'Antonio. È una tradizione, è una dimostrazione, è una non so che, però questa gente non è pazza, viene qua e insomma a me viene da ridere, perché non è pazza, ma viene qua bensì per dimostrare e per far sì e per sentirsi orgogliosi di essere di Quadrelle per questa festa, perché questa è l'unica festa ove tutti i cittadini di Quadrelle partecipano con orgoglio, sincerità e senza, ripeto, senza avere odio o qualcos'altro nei confronti di altre persone, perché noi siamo una famiglia, questo è il senso di questa festa. Grazie, perché lei lo ha spiegato particolarmente bene. Grazie a lei, grazie. Allora, siamo qui con Gianni, che è venuto da un posto vicinissimo per prendere parte alla festa del Maio. Viene direttamente da New York, perché le sue origini e le sue radici sono proprio qui di Quadrelle, la sua famiglia è originaria di Quadrelle. Volevo chiedere a Gianni, che ci risponderà però in inglese, perché nonostante lui viva comunque a New York, dove è nato, è importante questa festa per te, perché? The festival is nice, that's why I come here every year, once a year, every January, and we have fun, lots of food, lots of drinking, and all the men have a good time. Okay. Thank you. You're welcome. Il prossimo Maio, cioè il 17 gennaio 2019, offro 10 quintali di vino. Siamo, diciamo, stiamo visitando l'ultimo gruppo questa mattina della festa del Maio, e tra l'altro in questo gruppo fanno parte le persone che hanno organizzato proprio questa festa e ne hanno curato i dettagli. Siamo con Liberato. Sì, ti ricordi? Sì, Liberato Saveriano, presidente del Comitato Festa Santissima Annunziata di Quadrelle. E noi, la mia comitiva, il mio gruppo, la mia squadra, perché qui si parla appunto di squadra, oggi festeggia il 20° anniversario, in quanto ci siamo nati 20 anni fa. Siamo nati 20 anni fa come gruppo, ma ovviamente ognuno di noi aveva già un trascorso con i nostri genitori, perché appunto questa è una festa che poi si tramanda da generazione in generazione, da secoli appunto. E niente, adesso stiamo festeggiando questa festività, la caratteristica di questa festività è appunto l'abbondanza appunto di cibo e di vino. Però cosa si può fare per migliorarla, cosa bisognerebbe per valorizzarla? Magari più guardare l'aspetto storico, secondo lei? Allora, innanzitutto bisognerebbe partire appunto dall'aspetto storico, capire, perché senza passato non ci può essere un presente e soprattutto, a mio avviso, non ci può essere un futuro. Quindi capire un po' il perché, le origini appunto di questa festa, e cercarle di attualizzarle al mondo che viviamo, perché viviamo noi in un mondo che è in continua evoluzione. Motivo per cui questa festa andrebbe, a mio modestissimo avviso, rivalutata e adeguata un po' ai tempi moderni, coinvolgendo le nuove generazioni, perché sono le nuove generazioni che sono chiamate come siamo stati noi in passato, a rivestire quell'incarico nobile di custodia appunto della tradizione. Come, posso chiedere come mai non c'è proprio un comitato di questa festa? Allora, noi, questo è un argomento di cui se ne è parlato abbastanza negli ultimi tempi. Purtroppo Quadrelle si sveglia sempre con ritardo, nel senso che questo discorso andrebbe affrontato da oggi per l'anno prossimo, perché questa festa è caratterizzata anche da una partecipazione molto molto numerica, proprio appunto di
cioè ci sono persone di Quadrelle che vengono dall'America pure, dalla Germania, perché i migranti in passato che, infatti ne abbiamo intervistato, accorrono a Quadrelle proprio chiamati dalla forma di vocazio proprio da questa festa e quindi dalle origini della terra natia, il richiamo della foresta. E niente, appunto, fare un discorso di rivalutazione, di tra virgolette anche modernizzare quindi questa festa, rendere le nuove generazioni, magari anche coinvolgendo i bambini, facendoli avvicinare, anche se già sono per tradizione legati a questa festa, però ancora di più facendogli capire il perché di questa festa. 20 anni di una squadra, abbiamo iniziato in effetti 20 anni fa, eravamo minorenni, ora siamo un po' più grandi. Adesso appena maggiorenni, siamo rimasti un po' più adulti, tutto qua. Comunque è una festa che noi portiamo e porteremo nel cuore sempre, ci teniamo tantissimo. E viva Sant'Antonio Abate, e viva tutto Quadrelle, auguri a tutti, buona festa. No, volevo collegarmi a quello che aveva detto Liberato, è una festa molto sentita e tutto, e proprio dobbiamo partire secondo me un po' dai bambini del futuro, ecco, cioè andare nelle scuole a chiarire un po' che cos'è il mare, perché la maggior parte di queste... La storia che ci raccontava Liberato. Sì, la storia. Il problema grande è che la maggior parte di questi bambini sono non quadrellesi, ecco, nati a Quadrelle che non si sentono quadrellesi, i genitori e quindi anche i bambini. E quindi andare nelle scuole a dire... Raccontare la storia. Raccontare un po' la storia, ecco, e cercarli anche di convincere... Oltre il cibo, il vino e l'aria di festa, anche la storia. Sì, sì, la storia, questo volevo dire. Grazie, no, è un aspetto importante. Noi anche ci siamo già visti. Noi abbiamo pure un altro componente abbastanza recente, da anni, con il suo papà. Che taglia il maio, l'abbastanza di loro non saremo nessuno. Quindi lei materialmente taglia l'albero e anche i rami, perché ricordiamo che il maio, che cos'è? Il tronco dell'albero? Di faggio. Che viene però privato dei suoi rami. Grazie a voi, grazie a Salvatore, che ci permette di rimanere nella storia, perché altri anni non è capitato questo, tipo è venuto con la telecamera, la televisione, magari fra 10 anni, fra 20 anni verranno. Per questo motivo, a nome della mia squadra ringraziamo il signor Salvatore che ci dà la possibilità di far vedere ai nostri figli chi eravamo noi, pure se non ci saremo più. Per questo motivo ci tenevo a fare un approfondimento storico, proprio perché fino a questo momento abbiamo visto... Ci sono tanti Salvatore, volevo aggiungere Guerriero Andrea Salvatore, ex direttore delle poste. E aggiungo ancora un'ultima cosa, volevo aggiungere ai quadrellesi, gli volevo dire che la nostra squadra, cioè abbiamo il fondatore di una canzone che è intitolata Umaio 17, di Felice Cillo, che ha dedicato a noi e a tutti i quadrellesi, a tutti la festa. Di farvela ascoltare, andiamola, la mettiamo e l'autore la canterà lui direttamente. A gennaio 17 a Quadrelle sta una festa, un maschere e cusù, sunghe mai e s'andando. O giornali mio a Iungella sa fanno sarcinien, a picciao fugaroni in onore a Sant'Andò. Chi cavala te zuffo, chi in giarro sta sa sincer, chi in già terra patanel, non un bicchiere vino buone è Sant'Andò. Amatini e guagliughi ed amburi ranna sveglia per via sto paese come tanto tempo fa. Perché è un'antica tradizione con maschere e con sole, con maschere e con sole sono che mai è Sant'Andò. Tutti quando roba messa una fiorella rinda sacca, chi già secco para prezza posa parte pa montagna e capalì. Thank you.
arrivato un po' può stare prima da micciano, può rustimmi sa un sicchiere dell'agnello che patana. E posa a ballo e posa vive, e si canta le canzoni, e si vive e posa a ballo e si torna poi a cantare. Tutti quanti stanno in festa, tutti scoccolo si faccia, chi sa vota e chi sa braccia, chi può canta una canzone e santa tu. A sera ogni squadra tutti in fila va quadrilla, annanzi stanno i mule a rete tra turil, chi comandu a tira a mano e chi la voce a ballamma torna pianta e si ma felice. Sa signora che per luna bicchiarello con caffè fanno l'innica ribalta che tamburi musicante vola sammi funander e a ballamma tutti quanti attorno a pianta pure stiere e paesana tutti insieme a scocche mani e se cantano e canzone e s'andando. E che sia storia, che sta festa, e che sta antica tradizione, con maschere e costume, son che mai esandando. Ha già scritto sta canzone, ma che vi voglio dire, sta festa è troppo bella, e nulla mi fa morire. Siamo ancora, sono qui attorniata dai componenti degli Insuperabili, quindi il gruppo che ha curato i dettagli di questa festa, della festa di Sant'Antuno, festa del Maio. E tu sei figlio di uno storico proprio della festa del Maio. Allora. Sì, al papà l'abbiamo intervistato. Forse Salvatore già ti ha detto, è vero comunque, siamo cresciuti con questa tradizione e la stiamo portando avanti a modo nostro però. Loro magari era più una cosa più tradizione antica, noi l'abbiamo un po' rivisitata, diciamo, dai. Come si può portare questo spirito, diciamo, nella vita di tutti i giorni? Che non sia solo questa giornata, che non sia solo... Cioè da domani mattina ognuno per i fatti suoi. Ci vorrebbero 365 giorni di Maio per raggruppare, per stringere di nuovo tutti i quadrillesi, ognuno vicino, come stiamo facendo adesso, perché giustamente, come diceva il mio amico fraterno, quadrille sta un po' diventando un dormitorio e solo queste manifestazioni come la festa di Sant'Antonio. In che senso le persone conducono la loro vita altrove, non il paese? Anche chi altrove, chi oramai non si dedica più alla vita sociale del paese e aspetta solo questa festa. Facciamo subito un esempio. Da tanti anni si faceva il falò il 16 sera davanti alla chiesa, non è stato possibile, infatti quest'anno i ragazzi che vengono dopo di noi non si hanno prodigato a fare questa cosa, ad organizzare questo falò. Ecco qua, e quindi è una cosa che abbiamo perso e io personalmente, come tutti, siamo un po' rammaricati e l'anno prossimo lo faremo, ci impegneremo.
Al centro di Quadrelle, quindi siamo tornati in paese e la festa ora volge al termine. Alle mie spalle potete vedere il primo maio che è sceso dalla montagna e, come tradizione vuole, è portato a mano dai boscaioli del paese e con l'ausilio di un mulo che potete vedere nelle immagini. Gli altri mai vengono poi trainati a mano, differentemente da questo qui vedete, che invece è ancora trainato come tradizione. Dopo tanti uomini intervistati, finalmente una bella donna di Quadrelle, Gaetana. Gaetana, allora, sei qui con anche tua figlia per vedere questa festa. Cosa pensi di questa festa? Sì, è una festa, che è una tradizione che io vengo a vedere tutti gli anni, infatti porto con me anche le mie figlie. Da quando ero bambina che vengo, anche se abito qui vicino. La porto nel cuore, diciamo, è per Sant'Antonio, che è il Sant'Antonio Abate. È una cosa che ti hanno trasmesso i tuoi genitori? Sì, mi hanno trasmesso i miei genitori, anche io da piccola ci venivo con loro e automaticamente porto anche le mie figlie, porto avanti la tradizione, diciamo. Sì. Grazie Gaetana, grazie. Ciao.
Allora, tu abiti a Milano, mi dicevi, quindi sei venuto apposta per il Maio? Sono di Quadrelle, però, cioè, abito a Milano, ma sono di Quadrelle, vengo qui molto spesso perché, diciamo, è il mio paese di origine e in questa occasione sono venuto anche per il Maio. Posso chiederti perché questa festa è così importante, nel senso che è tale da così importante a tal punto da farti comunque venire da lontano? È una festa che è molto antica, molto vecchia, cioè le sue radici vanno molto nel passato e in pratica c'è stata tramandata dai nostri nonni. Una volta qui erano tutti, lavoravano in campagna oppure in montagna e quindi avevano molto bisogno di animali e quindi Sant'Antonio Abate era il protettore e in suo onore facevano la festa. Cioè in tempi passati era una festa un po' diversa da quella di oggi, no? Perché cioè, non c'erano le possibilità che c'erano oggi e andavano sui montagni magari a piedi oppure con l'ausilio di qualche animale così. E poi durante il giorno magari non mangiavano nemmeno, tornavano la sera stanchissimi e poi portavano il, diciamo, il tronco, il maio in piazza e poi lo vendevano per raccimolare un po' di soldi per poi poter rifare una festa. Siamo con Eugenio. Eugenio, non ti abbiamo visto su nei gruppi in montagna, come mai? E come mai? Perché adesso sono, ho una certa età. Vengo con la fisarmonica, allora ci divertiamo tanto, fate tarantelle, canzone napoletana, un bicchiere di vino e ci divertiamo un mondo. Ma quest'anno sono perché ho quasi 72 anni, più Eva. Allora i reumatismi e cose, mi sono stato un po' al riparo con la speranza che si calmasse il tempo, ma il tempo non è stato buono. E loro mi hanno, sentono la mancanza che c'è quella gioia folcloristica che non c'è stata. Questo momento di aggregazione penso sia uno dei momenti rari nella vita di questo paese, no? Sì, diciamo rari perché è una festa dedicata prettamente ai maschili. Allora quando scendono noi li aspettiamo giù e insieme a loro facciamo un po' di confusione e ci divertiamo insieme a loro, anche se non siamo stati tutta la giornata insieme. Lei è stata una delle donne che ha preso parte al Maio, quindi una cosa rara. Com'è stata questa esperienza? Fu una bellissima esperienza. Salvatore, come al solito, ci minacciò che dovevamo tirare l'albero pure noi, dicendo che se non tiravamo l'albero ci faceva uscire, cioè Sant'Antonio c'era faceva bene varicose e tutti a tirare il Maio, guarda, senza pensarci neanche un po', però è bellissimo, è una cosa proprio che noi quadrillesi teniamo nel sangue. Felice, siamo venuti su in montagna e non l'abbiamo trovata, buonasera, non l'abbiamo trovata, come mai? Mi dispiace, ma tu devi sapere che io sono un uccellino, mi piace volare, non è le squadre, no, io vado dappertutto, mi trovo dappertutto. Mi dispiace che il tuo intervento non ci stavo. Però è stata, ora voglio rimediare, non lo so cosa devo fare. Una parola sulla festa del Maio, una sua parola sulla festa del Maio. Guarda, questa è una festa che fin quando ci sono i bambini, ecco, i bambini non valeranno mai. Perché è una cosa che è sentita a questo paese. E allora noi crediamo in queste tradizioni, non lo faccio io, ci sarà mio figlio, mio nipote, quindi è una cosa che si tramanda e quindi è viva Sant'Antonio, dai! Abbiamo recuperato! Thank you.
Sebastiano, allora la differenza a cui lei faceva riferimento stamattina, no? nel trainare i Mai, ora stiamo vedendo la discesa dei Mai dalle montagne, quindi qual è, dov'è la differenza ai suoi tempi, dei suoi tempi? Che prima si tirava a mano lo stesso, ma il Mai era lì. E c'era la popolazione, e poi ogni portone di questo aveva un tavolino davanti con l'affettato di salame, provolone, vino e compagnia, quindi Però scusa, se posso integrare, lui ha detto che ogni portone c'era qualcosa, no? Però prima in montagna non c'era tutta questa roba da mangiare che si mangia adesso. Immagina se adesso davanti a un portone ci fosse del salame, ma chi lo mangia? La festa del Maio è stata sempre molto sentita e partecipata dai quadrellesi, in quanto la maggioranza della popolazione nel passato traeva la propria economia dal faticoso lavoro dei campi, contadini, braccianti e dei boschi, mannesi, mulattieri, carbonai, per cui, confondendo sacro e profano, l'albero, il Maio, veniva sacrificato come rito propiziatorio e di ringraziamento. Un tempo di buon'ora al mattino, dopo aver partecipato alla funzione religiosa della Santa Messa e dopo la benedizione da parte del parroco degli animali e degli arnesi, asce, seghe, accette, che sarebbero serviti per l'abbattimento dell'albero, le squadre che si erano formate si avviavano con i muli verso i monti più o meno vicini. Il freddo, spesso la pioggia e la neve, rendeva il percorso fatto di sentieri e mulattiere ancor più disagevole. Arrivati sul luogo prefissato, a volte dopo qualche ora di cammino, gli esperti boscaioli si mettevano alla ricerca dell'albero ritenuto più idoneo per essere abbattuto, perché anche se non vi era una vera e propria gara tra i gruppi, ognuno di essi ambiva a portare in paese il tronco più maestoso, più bello e più pregiato dal punto di vista forestale, come potete vedere dalle immagini. Rappresenta un po' la figura di spicco di questa giornata, Sant'Antuono, che è molto importante per questo paese, per questo territorio. Il suo rapporto con questa figura che interpreta, qual è il suo legame? Spero che va a fine tutto bene, una festa noi ci divertiamo tanto e ci teniamo tanto per il popolo quadrellese, però è un peccato per gli alberi, che purtroppo distruggiamo la natura, però andrà avanti così. La famiglia è riunita per guardare questi Mai che scendono dalla montagna. Sì, è stato sempre il nostro sogno perché ogni anno si fa questa tradizione. Quindi io ho 75 anni e da quando avevo 5 anni già si faceva questa festa. Quindi per me è immensa. E poi ci teniamo pure per Sant'Antuono. Che postazione è questa qui che vedi? Sono che si riuniscono tutte le mai e si fermano a casa, prendono il caffè e il dolce. E c'è pure un buio il caffè, eh? Grazie! Allora, questa festa è una festa prettamente, come diceva la signora, maschile, quindi voi siete qui che attendete questo arrivo dei Mai. Come vivete questa festa voi donne, che comunque non la vivete appieno perché non salite in montagna, la vivete più qui? È una bellissima festa che questi ragazzi quadrellesi stanno portando avanti con successo, una tradizione molto antichissima, che i quadrellesi ci tengono molto per Sant'Antonio Abate. Grazie.
Voi siete a casa che preparate questi dolci, questi piatti che gli uomini portano in montagna? Principalmente è questo che fa la donna, quindi il lavoro della donna avviene già magari il giorno prima per preparare le pietanze che poi mangiano loro in montagna, anche se da qualche anno qualche donna, diciamo, che accompagna, partecipa nella discesa principalmente, ma su in montagna no, non ha. Siamo scesi dalla montagna, quindi tu eri in zona Litto, siamo stati prima per fare il servizio. Oltre il cibo, insomma, il vino buono e la devozione al santo, cosa c'è? Cosa c'è in questa festa? Soprattutto in voi giovani? È un'emozione bellissima per la festa del Maio Santo Antuono. C'è proprio un'emozione bella che ci fa stare sempre bene ogni anno che passa. Allora, questa festa porta diverse persone in piazza, portano insomma giù i mai, l'ordine penso sia una cosa delicata in giornate come queste. Molto delicata, molto delicata, bisogna stare attenti alla viabilità perché comunque qua abitano delle persone e questa è l'unica strada di accesso a queste abitazioni, comunque si lavora. Allora, in questa parte del paese, che è la parte più bassa di Quadrelle, vengono adesso depositati tutti i mai che vengono portati giù dalla montagna, quindi verranno depositati qui in attesa di domenica prossima, dove appunto una giornata in cui i mai verranno messi in vendita, quindi domenica ci sarà una vendita all'asta di tutti questi mai, questi tronchi d'albero. Attendiamo l'arrivo di un maio proprio per farvi vedere la procedura di deposito in questa zona del paese. Fino ad un tempo non molto lontano era usanza, anche da parte delle donne, partecipare alla festa con il taglio di un proprio albero, poiché anch'esse erano dedite al lavoro nei boschi per la raccolta di legna e fieno. Il rituale della festa si perpetua da generazioni, anche se nel corso degli anni ha subito delle varianti adeguandolo ai tempi odierni. Infatti le amministrazioni comunali, per evitare che si facesse scempio indiscriminato di alberi e per regolamentarne il taglio, ne ha limitato l'abbattimento, assegnandone poche unità a gruppi di persone che ne facciano richiesta. Nei primi giorni del nuovo anno, in paese si respira già l'aria della festa del Maio. I mai raggiungono la loro destinazione seguendo un alternativo percorso all'originario. Infatti, dalla località Chiaio percorrono via Vittorio Emanuele, via Circonvallazione e la loro corsa termina via Roma. In corteo attraversano queste strade tra i cittadini, convenuti anche da paesi vicini, su camion e mezzi meccanici accompagnati da fanfare, canti e scoppi di petardi, tanto potenti che a volte hanno provocato anche la rottura di vetri delle abitazioni. Siamo a domenica 21 gennaio. La festa volge al termine. Quadrelle partecipa con grande devozione all'uscita del santo per seguirlo in processione. Il tempo instabile ha tenuto in sospeso l'uscita del santo fino all'ultimo istante, ecco perché vedete una processione poco gremita.
È aperta l'asta, si parte dalla numero 1. 50 euro. A numero 1. Sema. Scendete 10 ai pare. Scendete 10 ai pare, però si può lì. 115. 120. 150. 160. Oh. Troppi ciaggi. No, i nomi non si dice. Fatti un'idea di quello che stanno facendo. Arrivano cruciali. Che vi pare? 200. Kim. Carabiniera però. 200. Allora Aniello, parlavamo dell'asta che in questo momento si sta svolgendo alle nostre spalle, l'innovazione di quest'asta. Noi siamo da 3 anni abbiamo portato questa innovazione, ecco. Prima veniva venduto in un solo blocco e giustamente arrivava il commerciante di turno che poteva permettersi di spendere qualcosa in più e faceva lui l'affare e magari il comitato restava, come si dice, a bocca asciutta, perché comunque il materiale ce n'è di valore, i soldi ne cacciavano pochi. Da 3 anni abbiamo messo questa nuova regola di venderlo singolo, così diamo la possibilità a chiunque, anche a un ragazzo, di avere la possibilità di farsi passare questo sfizio di comprare una pianta. Magari voi avete visto, avete seguito che sono più di una squadra, sono 10 squadre che partecipano a questa festa in montagna e tagliano l'albero. Magari un componente di quella squadra vuol farsi passare
passare questo sfizio di comprare la propria pianta che ha trascinato fino a qui, e gli diamo la possibilità di farlo. E ecco, questa è un'innovazione portata da noi che poi speriamo che continuerà, ma sicuramente che continuerà. Chi si aggiudica la pianta? Si aggiudica anche? Si aggiudica anche il quadro di Sant'Antonio Abate. Felice, un parere, era meglio prima la vendita in blocco oppure più diciamo mai? Diciamo così che è più divertente. Lo prende, ognuno di noi prende qualche mai così. Io non l'ho mai preso personalmente, sinceramente, perché non sono di questo momento. Ma comunque si vede così, è bello perché si diverte di più. Prima invece era un solo blocco, ma parlando del santo proprio, questo santo che è conosciuto in tutto il mondo, è santo che veniva dall'Egitto, poi attraverso la vecchia Costantinopoli, diciamo così, Istanbul attuale, e poi anche, diciamo così, quadrille, tradizione antichissima che si fa questa festa. Ma poi vediamo un pochettino dappertutto, qua in Campania, ma anche al nord. È un santo ormai mondiale, sto santo, è un santo veramente particolare. E poi le cose che si fanno bene, si portano gli animali davanti alla chiesa per la benedizione. Alcune cose si sono perse, però si stanno di nuovo rinnovando. Con questi giovani che abbiamo adesso, noi qua a Quadrille, si sta di nuovo rinnovando, diciamo così, quelle che sono le vecchie tradizioni. Siamo alla conclusione di questa manifestazione e lasciamo proprio l'ultima parola a Liberato, presidente della Commissione Santissima Annunziata di Quadrille. Ripeto, io spero e sono sicuro di questo, perché questa festività e soprattutto questo santo, anche San Giovanni, però Sant'Antonio un po' di più, è molto sentito e quindi molto molto venerato a Quadrille. Questo farà sì che a Quadrille questa festività, non penso che, e mi auguro, ma non credo di sbagliarmi, non finirà mai. Anzi, come noi abbiamo apportato un contributo innovativo, sicuramente negli anni futuri ci saranno altri soggetti che comunque al pari di noi, anzi forse meglio di noi, apporteranno ulteriori cambiamenti migliorativi di questa festa, di questa antichissima tradizione. Innanzitutto poi voglio ringraziare, colgo l'occasione per ringraziare tutta la popolazione di Quadrille che a vario titolo ha contribuito a far sì che questa festa, anche quest'anno, nell'anno del Signore 2018, si potesse celebrare così come si è sempre celebrata da secoli fino ad oggi. Con grande sacrificio il popolo quadrillese ancora una volta appunto ha risposto positivamente anche dal punto di vista economico al far sì che questa festività non finisse, questa tradizione, perché appunto è una tradizione, e ripeto, dal punto di vista economico, organizzativo, hanno a vario titolo appunto contribuito a tale realizzazione. Il Comitato Festa, nella mia persona, vi ringrazia tantissimo. A gennaio rige sette, a Quadrille sta na festa, un maschere cu su, zunghe mai e s'andando. O iorna prime o a iungella, sa fanne s'arcinien, a piccia o fugaron, in onora s'andando. Chi cavala te zuffo, in già rosta sa sincer, in già terra patanè, non un bicchiere vino buone s'andando.